Toc Toc Tunisia, benvenuti anche in questo video. Andremo a vedere degli appartamenti, in questo caso ne andremo a vedere due, tranne se non c'è qualche altra sorpresa. E siamo qua ovviamente con un'altra coppia che si sta trasferendo. Allora, stiamo andando a vedere un appartamento, quindi il primo, che si trova all'interno di un contesto dove ancora stanno costruendo. Quindi, così. Andiamo a vedere perché. Allora, si trova a un primo piano, è un S2, zona centralissima, ma si trova appunto, come dicevo prima, all'interno di un contesto dove stanno ancora costruendo. Allora, la casa è nuovissima, come diceva il proprietario, ci ha abitato il figlio con la moglie per un mese prima di trasferirsi in Francia. Qui abbiamo il famoso centro di controllo per quanto riguarda i termosifoni, quindi tutto elettronico. È un quadro elettrico a norma. Allora, qui le serrandine sono elettriche, poi veramente vi dico che il pavimento è veramente molto molto grazioso, mi piace questo disegno. E di fronte a me ci sta una stanza, adesso la vedo in quadro, vuota, che il proprietario ha detto arrederà, cioè perlomeno la completerà una volta affittata. Posso confermare che la stanza è veramente grande. Questa è la camera da letto. Adesso inquadriamo il bagno, che si presenta veramente largo, molto largo, ha una vasca da bagno, quindi non doccia. Quindi oggi purtroppo non posso fare la prova. È un WC qui in quest'angolino. Per essere un bagno, devo essere sincero, abbastanza arredato bene, quindi anche con questo gioco di mosaico di mattonelle, questo bagno è rigorosamente senza bidet, in questo caso anche senza doccia. Allora, qui ci sta il citofono, ovviamente collegato direttamente con il portoncino che si trova sulla strada principale di Ammet, anzi su una delle strade principali di Ammet. La cucina è molto moderna, anche i pensili, tutti gli elettrodomestici sono nuovi. Abbiamo anche un forno a microonde, un grande frigorifero e piccolo balconcino che dà su una veranda del piano di sotto e su un terreno. Allora, le mie impressioni sono
positivo che siamo al centro. Andiamo a mettere, ci sta tutto. Quindi sulla strada principale troviamo tutto. Poi quello che mi ha colpito molto è anche il pavimento. Questo gioco qui della Rosa dei Venti non è male, dai, un bel colpo d'occhio. Poi il pavimento è abbastanza lucido, quindi caspita, pulire è vero, tutto marmo lucido. Ecco, c'ho anche i clienti che mi aiutano a fare il video, mi suggeriscono. In questo istante sto facendo alzare questa serrandina qui alle mie spalle perché stavo facendo notare la quantità di luce che entra in questa casa, è enorme, da su tutti e quattro lati, quindi questo è importante, guardate qui, guardate, quindi è anche importante, quindi sia per quanto riguarda la luce, sia per quanto riguarda ovviamente la reazione della casa, perché se ci sta quel giorno che è un po' più caldo, tranquillamente puoi aprire e l'aria circola, non è male. Poi, adesso mi sono anche appoggiato al muro, ci siamo accorti ovviamente che non ci sta l'aria condizionata, in questo caso il proprietario alla nostra domanda ha risposto che se si accetta di affittare l'appartamento, lui provvederà a mettere l'aria condizionata, però ci ha fatto anche notare da un altro punto che ci stanno 3 TV satellitari a schermo piatto, quindi questo ben venga. Ora ovviamente dobbiamo anche parlare del prezzo. L'agenzia immobiliare ci ha informato del prezzo, quindi del canone di affitto che cerca il proprietario. Vi posso dire che il proprietario per questo appartamento da 1.500 è sceso a 1.300 per una casa che si trova in pieno centro con tutti i mobili nuovi e così come è arredata e per lo spazio che ha. Quindi, scusatemi, dimenticavo, ci sta anche la possibilità di mettere l'auto dentro in questo cortile, che per adesso viene utilizzato appunto come deposito per materiali per la nuova costruzione che sta sorgendo qui accanto. Tacchete. Ok, adesso andiamo a vedere una seconda soluzione. Zona strada per Amametti Sud. Adesso ci troviamo nell'androne, anche perché stiamo prendendo l'ascensore, quindi questa palazzina ha l'ascensore, anzi mi correggono, 2 ascensori, uno era nascosto, adesso andiamo a vedere. Comunque la parte che ho inquadrato prima, quella è l'area parcheggio, quindi c'è anche un parcheggio interno. Allora siamo qui nel pianerottolo, è letteralmente una classica palazzina in italiana maniera, in questo grande lungo corridoio che stiamo percorrendo. Allora, quando si entra si nota subito un senso di grandezza e di spazio, quindi oltre a vedere qui subito il citofono, sulla destra abbiamo una zona riservata al lavandino e qui al water con porta ovviamente dove uno si può chiudere, questo ovviamente si capisce che è per gli ospiti. Invece subito sulla mia destra troviamo il quadro elettrico che vi inquadro un attimino, via. Eccolo qui. Anche qui ci sta una centralina che gestisce tutto l'impianto di termosifoni. Guardate quanto è grande questo salotto. Adesso andiamo a vedere la zona notte, vediamo com'è composta. Allora, sinistra, la prima camera da letto. Ok. Con aria condizionata, forse andrebbe data una tinteggiata perché là ci sta un alone giallo. I mobili non sono di mio gusto,
ma sono tenuti veramente bene e ci sta un armadio a muro. Uscendo da questa camera da letto andiamo a vedere l'altra stanza, che anch'essa si presenta abbastanza larga, ha anche una predisposizione per la TV, ci stanno anche i termosifoni. In questa stanza vi dico che manca, sì, e confermo, manca l'aria condizionata. Allora, è vero che l'appartamento è a ridosso della strada principale, come potete notare, passano i veicoli, ma è anche vero che per fortuna ci sono degli infissi che ti permettono di non sentire proprio niente. Allora, ragazzi, mi correggo, l'aria condizionata è qui sopra, quindi torno indietro sui miei passi e dico che l'aria condizionata è qui sopra. È che io gli appartamenti li scopro insieme ai clienti, quindi la prima cosa che faccio, oltre a farla girare ovviamente a loro, che girano così tipo trottole, è quella di andare a guardarli, e ovviamente non è che io so dove sta messo l'aria condizionata, dove stanno messi gli impianti, quindi lo scopro insieme a voi mentre faccio il video. Allora, questo invece è il bagno, che si presenta con una vasca a idromassaggio, sì, idromassaggio. La cosa che non mi convince di questa vasca di idromassaggio, lo dico subito, secondo me è questo stucco, non so, lo chiamo stucco, però è qualche altra, penso, guaina o plastica di simile, non lo so, silicone, che ha questo colore un po' orribile. Allora, andiamo a vedere invece questa cucina, che si presenta ampia, con un frigo, con un forno, piano cottura. Si capisce subito che la casa è vissuta, cioè non è una casa nuova come quella vista in precedenza. Ci sta anche la lavatrice, ci stanno anche i pensili, la scalina, e ci sta un grande terrazzo in esterna che veramente non è per niente male. Allora, siamo tutti dentro l'ascensore, l'agenzia immobiliare mi comunica che l'appartamento ha un canone mensile di 1550, ma trattabili? No, forse non sono trattabili, ma comunque spero di arrivare a 1400, ma devo essere sincero, già i clienti mi hanno detto che non fa per loro questo appartamento, quindi c'è poco da discutere. Allora, tornando al discorso che anche se scendesse a 1400, il mio pensiero è che a me personalmente quel bagno non piace, non piace né il primo bagno, c'è quindi quel water messo lì nascosto con un lavandino messo un po' anch'esso nascosto, la vasca da bagno, il idromassaggio non so neanche se funziona, quindi non so neanche se ne vale la pena, poi anche quel cordolo in silicone o qualcosa di bianco, non lo so, non è a vista, è anche brutto da vedere. E per quanto riguarda la camera da letto è uno stile che a me non piace, però di positivo c'ha sicuramente degli spazi grandi, questo sicuro, un grande terrazzo, e che si trova in piena strada principale che collega Hammamet Centro con Hammamet Sud.